All'interno di una casa di famiglia, una telecamera a circuito chiuso ha catturato una giornata apparentemente ordinaria in cucina. Dalle immagini puoi vedere un uomo che svolge i suoi soliti compiti, apparentemente inconsapevole, quando un movimento improvviso ed inquietante lo coglie di sorpresa. It's okay, but it's just like the vibe here is not normal. I don't like it. It's like a big bar. Yeah, I don't know. Like, oh, you remember that? Like the light of the bedroom? That thing was just like, yeah, for no reason, I was just turning on by the car and coming off. Yeah. Oh, fuck, hell no! Un seggiolone posizionato al centro della sala comincia a muoversi da solo. Il movimento inizia dolcemente, ma diventa gradualmente più pronunciato. L'uomo, dopo aver visto lo spettacolo inquietante, è fuggito via dalla stanza. I'm just gonna keep documenting things that are going on with my tapestry. Albert Einstein had the idea of connecting the wormhole. I just feel like there is a wormhole, and I'm not gonna stop doing what I'm doing, and you can't stop, no one can stop me. I'm gonna keep documenting it. So when I'm gone, keep this La donna che stai guardando ha provato a contattare i propri parenti defunti per scoprire su di loro come si sentivano e se stavano bene e dove si trovavano, e per superare la paura che le attività paranormali ci provocano naturalmente e trovare delle risposte. Ed è, per quanto possa sembrare verosimile, questa donna che sui social media ha il nome di Kelly Ghost sembra aver provato a raggiungere dei risultati in modo del tutto particolare. Ha scoperto un modo per contattare l'entità nell'aldilà. Per raggiungere questo obiettivo ha coperto completamente uno specchio con un panno e poi si è avvicinata con una candela accesa, potendo così vedere la manifestazione dei volti che corrispondono a parenti che hanno lasciato questo mondo. La ragazza ha pubblicato decine di registrazioni che hanno scioccato molti spettatori per quanto siano impressionanti. In nessun modo lei si riferisce a queste entità come fantasmi o spiriti, ma li chiama energie che cercano di stabilire un contatto. Fishing. Boat. Christopher. Alcuni spettatori credono che sia un falso e che tutto ciò sia impossibile, tuttavia altri le danno pieno merito, assicurando che le sue capacità telepatiche, combinate con lo specchio e la coperta, agiscano come un vero e proprio portale interdimensionale, attirando l'attenzione delle anime che si trovano nell'aldilà. La donna ha pubblicato anche dei video in cui entra in contatto con i suoi parenti più stretti, come i suoi nonni, e con il passare del tempo ha visto anche stabilire dei contatti con altre entità che sembrano essere curiose di ciò che sta ottenendo. Questo è senza dubbio uno dei casi più scioccanti che ho visto negli ultimi tempi.
Ian, del canale di YouTube Midwest Ghost Hunter, che vive negli Stati Uniti, ha deciso di indagare in un vecchio ristorante situato in campagna, dove sia clienti che dipendenti riferiscono di aver assistito a cose molto strane che accadono in questo posto. L'edificio è stato costruito nel 1864 sopra un vecchio cimitero, luogo di terribili omicidi, e non è difficile credere che l'entità vaghino ancora nello stabilimento. L'investigatore ha deciso di indagare e pochi minuti dopo essere entrato sono cominciate ad accadere delle cose strane. All right. Time to check out the kitchen. Employees say there's a lot of activity in here. Hello? Is anyone back here? My name is Ian. Could you tell me your name? Maybe I should try to take some pictures. If there's anyone in here, could you show yourself? What the f*** was that? Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f*** is that? Oh my god, that's like a spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? I don't know. I don't know how to explain any of this. Everything that is happening to me right now is far beyond what I was expecting from this place. I'm hearing noises, seeing freaking figures, and now stuff's getting thrown. Improvvisamente viene lanciato un oggetto proprio davanti ai suoi occhi, ma anche se è spaventato, Ian decide di continuare, ma è solo una questione di tempo prima che le cose diventino sempre più strane. I hear people see shadow figures down here. Who's responsible for that? Oh, what the fuck? Dude, something just pulled on my backpack. Who just touched me? I felt you. And I know you're behind me. Show yourself. God, it literally feels like every time I turn around, I'm gonna see somebody. Like, right behind me, staring me down. Why do you still haunt this basement? Were you murdered? Or were you the murderer? God, what the f***? Dude, I keep feeling like something touching me. Why do you keep touching me? Are you trying to scare me? You have to do better than that if you want to scare me out of here. I'm not scared. Jesus Christ. Alright, Ian, just calm down. Normally this level of activity doesn't freak me out this bad, but you just don't understand. The feeling down here is heavy, and it's just... Oh, it makes it so much harder to get through this. Is anyone in here? Oh. I just heard that right in my ear. Oh God, I do not like that. It literally sounded like a man's voice going, yeah, yeah. Oh God, I literally felt the breath off it too.
Si sentono degli strani rumori, ma il peggio sta per arrivare, perché mentre sta cercando di comunicare con l'entità che infesta il luogo, dal nulla accade questo. È super tense in here. Sounds like somebody's down here with me. Who's out there? Oh God. Holy shit. I don't know how much more of this I can take. It's coming from this room. Again. The pole room. I can hear you over there. I know you're down here. I don't think it's the same spirit at all. Kind of getting that heavy, bad feeling again. If you're one of the mobsters, make another sound. Oh, God. Jeez, this is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh, holy shit. Oh my God, that was a black mass. Okay, I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Oh no, please. Una figura oscura si materializza nel seminterrato e si muove proprio di fronte a lui, che dopo averla vista decide di andare via il prima possibile. Tu a cosa credi?